Benvenuti, siamo con Anna Maria Bonanni, candidata al Consiglio Comunale nella lista di L'Aquila Città Unita a sostegno del candidato sindaco Giorgio De Matteis. Bonanni, a 2 settimane dalla presentazione delle liste, siamo nel vivo della campagna elettorale. Che clima respira in città? Beh, un clima di fermento sicuramente da parte dei candidati e che trovano come corrispondenza da parte dei cittadini anche un po' di resistenza, perché l'antipolitica chiaramente in questo momento la fa da padrona. Gli ultimi accadimenti a livello nazionale non agevolano sicuramente le cose. È un momento difficile perché è comprensibile questo clima. Anch'io, se non mi fossi candidata in questa situazione, farei gli stessi discorsi che sento dalla gente. Però, avendo deciso di prendere questo impegno, io penso che comunque sia ancora il momento di fare qualcosa. Perché comunque, ad esempio, non andare a votare comunque non è un segnale positivo per la città, perché comunque le scelte in questo momento i cittadini possono farle, soprattutto in questa campagna elettorale che è dispersiva, perché con la marea di candidati che ci sono sicuramente è difficile, però il cittadino ha la possibilità comunque di scegliere un qualcuno, potrebbe puntare, sperare su qualcuno, perché da una parte abbiamo la certezza di quello che è stato fatto fino ad oggi. E questo, diciamo che sostanzialmente non è visto positivamente da nessuno. Quindi abbiamo, a fronte di una incertezza e a fronte di una negatività di quello che è stato fatto fino adesso, un punto interrogativo, una speranza sicuramente. Però ecco, non ci togliamo almeno una speranza di cambiare. Sì, la stessa speranza che si attendono un po' gli imprenditori, il mondo produttivo aquilano che naturalmente vive le stesse difficoltà dei cittadini, anche forse Certo. di più. Ci sono varie misure che vanno messe in campo, i 90 milioni di euro del De Minimis. Lei che conosce da vicino per la sua professione la realtà di questo mondo, che ne pensano loro di quello che sta accadendo in città? Cosa vorrebbero dall'amministrazione che uscirà fuori dalle urne? Ma la situazione a livello imprenditoriale che si sta vivendo all'Aquila è veramente paradossale, perché oltre alla crisi nazionale che abbiamo c'è l'aggravante sicuramente della situazione post-sisma che viviamo. Io vedo anche tra le aziende che curo questa situazione, c'è possibilità di lavorare, ci sarebbe possibilità di fare tante cose, però le aziende sono ingessate perché non c'è liquidità. Quindi difficoltà enormi ci sono in questo momento, si sta paralizzando tutto e quindi gli interventi che andrebbero fatti immediatamente sono quelli di riportare immediatamente liquidità sia da parte dell'amministrazione con lo smobilizzo delle pratiche e quindi col far andare avanti i lavori, e anche da parte delle banche sicuramente un atteggiamento più flessibile nei confronti Rispetto delle all'accesso al aziende, credito, diciamo. sicuramente sì, perché in questo momento ci troviamo in una situazione sicuramente difficile, ma che se non viene affrontata comunque porta alla paralisi, quindi non è accettabile. Sì, c'è chi dice che il sistema imprenditoriale aquilano e più in generale abruzzese sia debole, abbia le spalle troppo piccole rispetto alla sfida della ricostruzione. Per le conoscenze che ha lei, risponde a verità questo o è uno schermo, diciamo? Ma noi abbiamo aziende qualificate per fare questo tipo di lavoro. Il problema è che non abbiamo forse le dimensioni per affrontare tutto quello che c'è da affrontare. Quindi un sistema ideale dovrebbe essere quello in cui, dando priorità alle aziende locali, comunque si è in grado di attivare dei partenariati, delle collaborazioni anche con ditte esterne. Quindi priorità all'imprenditore locale,
che però deve appoggiarsi necessariamente a un qualcuno di più grande, perché le dimensioni delle nostre imprese sicuramente non possono far fronte agli impegni che ci sono oggi sull'Aquila. Quindi c'è la necessità di fare sinergia. Secondo lei la politica ha stimolato a sufficienza il mondo imprenditoriale o più in generale il mondo produttivo per cercare di stimolare per creare quella comunità di destino anche del mondo produttivo nella rinascita della città? Ma penso di no, perché fino ad oggi si è agito un po' sul momento, sull'impulso, cioè non c'è stata, come ci dovrebbe essere, una visione d'insieme di tutto quello che si deve fare, una programmazione. In quel modo si riesce comunque ad incastrare tutti i tasselli delle realtà economiche, tutti i problemi riescono ad avere una soluzione. Se si va avanti per settori, per piccoli espedienti, chiaramente non si ottengono risultati. Quello che c'è da fare è immane, quindi c'è bisogno di una programmazione e un'attenta valutazione di ogni segmento del progetto generale. Il candidato sindaco che voi sostenete vi ha chiesto informazioni da questo punto di vista, vi è stato ad ascoltare e ha preso degli impegni in tal senso? Sicuramente il candidato sindaco ha un impegno molto significativo perché il prossimo sindaco dovrà mettere in campo energia, impegno e tutto quello che ha a disposizione per risultati, perché a questo punto le parole non vanno bene più a nessuno, adesso ci servono i fatti, quindi sicuramente si dovrà essere molto operativi. Grazie.